Che ne dici della prima uscita di stamattina? Io lo trovo molto equilibrata come macchina. L'unica preoccupazione è il ponte dietro, per quando metteremo un po' tempo. Noi che vogliamo fare delle sospensioni a ruote indipendenti, ne facciamo anche uno o due o anche tre tipi, un Dedion, e poi vediamo quello che va meglio, e perciò quello non mi preoccupa. La 131 Abarth fa il suo esordio agonistico nel rally dei 100.000 trabucchi nel 1975. La vettura, derivata dalla berlina a due porte, fu preceduta dalla 131 Abarth 031, un prototipo laboratorio che vinse il Giro d'Italia del 1975 e che servì a testare in gara numerosi particolari che poi furono trasferiti nell'arma per i rally mondiali. Dopo l'assorbimento della Lancia da parte della Fiat, nel gruppo si decise di dirottare le Lancia in pista, mentre le vetture con il marchio Fiat furono impegnate ufficialmente nei rally. La squadra corse Fiat, che nel corso degli anni precedenti aveva a lungo tentato di aggiudicarsi il titolo marche con la 124 Special prima e poi con la 125 Special e la 124 Spider nelle versioni 1004, 1006 e 1008, si trovò ad avere una vettura pensata per i rally, anche se derivava chiaramente dalla serie. Un ibrido che mescolava soluzioni sofisticate e date per le corse con parti di una vettura normale. In pratica, la 131 Abarth nasceva dall'idea base di portare in gara una vettura derivata da un modello di grande serie, con lo scopo di evidenziare al massimo il legame tra produzione e corse. Una scommessa rivelatasi vincente con la 131 e in seguito, nella seconda metà degli anni 80, con le Delta. La 131 Abarth, vettura a trazione posteriore con motore anteriore di 1995 cm cubici, a 4 cilindri in linea, capace di sviluppare una potenza massima di 238 cavalli, nasce e vive i suoi momenti di trionfo in un'era che si può definire di transizione tra quella perla unica che era la Stratos, arma concepita esclusivamente per i rally, e quella seguente dei mostri a quattro ruote motrici che dall'82 all'86 segneranno una delle stagioni più contraddittorie del rallismo moderno. Dopo il suo debutto nel 100.000 trabucchi, la 131 Abarth fece il suo esordio ufficiale nel rally dell'Isola d'Elba del 1976. Nell'annata la vettura ottenne anche il primo successo in una gara iridata, vincendo il Mille Laghi. Il 1977 fu l'anno della definitiva affermazione e portò alla Fiat il primo titolo iridato per marche. La 131 Abarth trionfò nel Portogallo, Nuova Zelanda, Criterium del Quebec, Sanremo e Corsica. In quella stagione la Coppa FIA Piloti andò invece a Sandro Munari, che regalò gli ultimi successi ufficiali alla Lancia Stratos. Nel 1978 fu invece doppietta, con la 131 Abarth che si aggiudicò il marche e con Marco Allen che vinse la Coppa FIA Piloti. La vettura trionfò nel Rally del Portogallo, all'Acropoli, al Mille Laghi, al Criterion del Quebec e in Corsica. L'ultimo colpo di coda, dopo un anno di transizione nel quale la vettura vinse solo il Mille Laghi con il titolo che andò alla Ford, la 131 Abarth lo dette nel 1980. Soprattutto per merito di uno straordinario Walter Rohrl, che si aggiudicò il titolo mondiale piloti, la vettura portò il terzo titolo iridato per marche alla Fiat. In quella stagione, l'ultima prima dell'accantonamento ufficiale, la 131 vinse al Monte Carlo, in Portogallo, al Codesur Argentina e al Sanremo, conquistando la matematica certezza del titolo con il secondo posto ottenuto proprio da Rohrl nel Tour de Corse.